Amici 22, puntata del 12 febbraio 2023, nuovo ingresso nella scuola che vedrà la sostituzione di allievo di Rudy Zerbi, Angelina Mango e Alessio Cavaliere si aggiudicano due MBT premi. È appena terminata una nuova puntata di Amici 22, il talent del sabato pomeriggio condotto da Maria De Filippi. L'appuntamento pomeridiano ha preso il via con la consueta gara di ballo giudicata da Cledi Gerisen e Kristen Cellini e di canto, giudicata invece da Tiziano Ferro. Il primo a calcare il palco è stato Gianmarco Petrelli che ha danzato sulle note di Hit the Rojack. Seguito da Aaron Cenere che ha cantato una sua versione di Dance Monkey. Mattia Cenzola è stato il terzo a esibirsi sulle note di Levitating. Mentre Federica Andreani ha cantato Because the Night. Spazio poi ad Alessio Cavaliere che ha ricevuto i complimenti da Gerisen, seguito da Angelina Mango che ha intonato Mad About You. Mei Guerria è stata la prossima allieva a salire sul palco e dopo la sua esibizione Cledi ha precisato che la trova un po' ripetitiva. Poi è stato il turno di Wax che ha cantato Io Orsone per lui Tiziano Ferro ha avuto parole di apprezzamento. La prossima a esibirsi è stata Maddalena Svevi sulle note di Nessun Grado di Separazione. Seguita da Cricca che ha intonato i Lived. Benedetta Avari ha ballato con Umberto Gaudino, mentre Piccolo G ha portato sul palco una cover di Ferro. Ovvero solo lei ha quel che voglio. Poi è stata la volta di Samu che ha ballato sulle note di Guaranà. Seguito da Niveo che ha cantato Someone Only We Know. Gli ultimi tre allievi a esibirsi sono stati invece Pacchi che ha ballato sulle note di Wherever You Been. Iore che ha cantato Scudo e NDG che si è esibito con Mireuso. A seguito delle due gare i primi sono risultati essere Angelina nel canto e Alessio nel ballo. La cantante non ha ottenuto la maglia del serale da Lorella Cuccarini che però le ha detto che se la prossima settimana arriverà nuovamente prima le darà la maglia. Nemmeno il ballerino ha conquistato la maglia in quanto è appena entrato ed è giusto che se la sudi. Rudy Zerbi ha fatto entrare un nuovo cantante nella scuola che si chiama Mezical. Non si sa di chi prenderà il posto ma sia che Iore che Piccolo G hanno rivelato di sentirsi chiamati in causa. Poi è stata la volta del compito che Alessandra Celentano ha assegnato a Mattia. Il ballerino ha ballato sulle note di Natural degli Imagine Dragons e la sua esibizione ha conquistato tra il 5 e il 6. Durante la puntata è stato mostrato un filmato in cui Federica si è emozionata ascoltando Portami a ballare. La canzone che poi ha cantato in studio. Anche lì si è emozionata molto ma non è stata l'unica perché anche Zerbi e Lorella si sono commossi. Successivamente hanno proclamato altri due allievi vincitori, uno nel ballo e uno nel canto. Per il ballo si sono sfidati Alessio, Samu e Gianmarco in una gara di improvvisazione a tema cammini per strada e colpo di fulmine. Ad aggiudicarsi la possibilità di danzare con una compagnia in uno spettacolo dei Pink Floyd è stato Alessio. Nel canto invece tra Federica, Aaron e Angelina a vincere è stata quest'ultima dopo aver cantato senza provarla Let It Be. A seguito di ciò la cantante avrà la possibilità di cantare al Summer Festival di Ferrara. Dopo la gara di canto Maria ha chiesto ad Arisa di cantare con le due allieve. La maestra inizialmente ha rifiutato ma poi si è lasciata convincere. Anche se a fine esibizione ha chiesto espressamente di non mandare in onda l'esibizione perché è sicura del suo talento e della sua performance spam. Le sue parole dopo l'esibizione hanno compito moltissimo professori, pubblico e allievi. Maria ha detto ad Arisa che ha tantissimo talento e non deve sottovalutarsi, mentre Angelina ha sentito il bisogno di dirle che è stato un onore condividere con lei il palco. La cantante ha affermato di non volersi far vedere debole e insicura ma anche in questo caso Angelina ha preso la parola e le ha detto, i grandi artisti sono deboli e sono umili e questo è un esempio. Infine è rientrato in studio Tiziano Ferro che ha cantato il suo nuovo singolo La prima festa del papà.